Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, non potevo non farvi un video su quello che è stato recuperato da pochissime ore dai data miner che vanno in giro di prepotenza a cercare e che anche mi aiutano con quello che sono i leak per voi ragazzi del nostro bene amato Fortnite. Come vedete ragazzi, dietro di me c'è una bellissima ripresa, a parte della mappa di Fortnite. Guardate, guardate che meraviglia, guardate in che mappa giochiamo noi ragazzi, con la parte che vedete ovviamente di là, che è la parte nuova, e una probabile, quella sopra di me, parte che verrà modificata chissà quando ragazzi, chissà quando, forse non dobbiamo dire chissà quando ragazzi, perché c'è una seria possibilità, anzi siamo oramai certi che ragazzi abbiamo una data dove accadrà qualcosa su Fortnite ragazzi. Io non so se lo avete visto da qualche parte, se lo sapete, se ne avete sentito parlare nei forum ragazzi, ma la nostra bene amata Crepa, quella che ci accompagna oramai da un bel po', già dalla season 4, sta per compiere qualche modifica ragazzi. Intanto la vediamo, che figata che è lo zoom, guardate come la vediamo bene ragazzi, guardate che roba. Io non so se voi lo sapete, ma guardate questa immagine ragazzi miei. 3, 2, 1, sgrel ragazzi, questi dai Xyuder, ma sempre il codice mi porta. Sì, questo è un codice che dovete assolutamente interpretare insieme a me ragazzi, questo è un codice che è inerente alla cartella degli eventi che troviamo nel codice sorgente di Fortnite. Come vedete ragazzi, là di fianco abbiamo la prima sezione di albero, chiamiamola così, dove c'è scritto Active Until 2018-8-7, che è il 7 agosto 2018, ed è, come vedete nella riga sotto, l'evento del compleanno di Fortnite ragazzi, Event Type Event Flag punto Birthday Battle Bus. Questo ragazzi lo avevamo già visto negli scorsi video prima che arrivasse appunto il compleanno di Fortnite. Oggi ragazzi, o meglio da qualche ora a questa parte, nella cartella relativa agli eventi che accadono su Fortnite è stato inserito Active Until, come vedete ragazzi, 21/8/2018 ragazzi, alle ore 16, alle 4 del pomeriggio del 21 agosto succederà qualcosa su Fortnite ragazzi, e sappiamo che si tratterà della crepa, perché se noi andiamo a leggere la seconda riga, event type event flag, quindi quello che c'era anche sopra, Event Flag, BR sta per Battle Royale, quindi sappiamo che è un evento del nostro Battle Royale, e dice S5 che sta per Season 5, Stagione 5, Rift Shrink. Allora, Shrink è qualcosa relativo a un restringimento, a una rottura, a una cosa inerente. Rift è relativa alla crepa ragazzi, è veramente incredibile ragazzi. Sappiamo che ovviamente noi saremo in live per vedere quello che accadrà, sappiamo che il 21 agosto alle ore 16 succederà qualcosa di incredibile su Fortnite. Io credo ragazzi che da questa meravigliosa crepa, che vediamo veramente con una, mamma mia, con una zoomata spasmodica, guarda, posso anche portarla indietro di brutto, secondo me ragazzi o arriveranno gli egizi, e ho una mia teoria sul perché arriveranno gli egizi, ma ve la esporrò in un altro video, o altrimenti parte della mappa, quella che vi avevo detto prima, quella che vi sto zoomando adesso,
praticamente tutta la sezione dei vichinghi, dove in realtà, ragazzi, da qui non si vede, ma se andiamo nella parte dei vichinghi sta già cominciando a nevicare. Probabilmente, ragazzi, a metà della season, quindi al 21 di agosto, avremo un'altra parte di mappa modificata e sarà veramente incredibile. Non sappiamo altro, ragazzi, su tutti i misteri che questa crepa meravigliosa nel cielo ci sta nascondendo, ma ovviamente, ragazzi, qui sul canale voi li troverete tutti insieme a me ed insieme ai miei informatori. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, e noi ci vediamo in live. Ciao!